Benvenuti al nostro consueto appuntamento con gli aggiornamenti della settimana. Questa settimana è stata molto intensa, a partire dalla manifestazione a cui abbiamo partecipato nello scorso fine settimana con Beppe Grillo a Montecitorio, di cui purtroppo i giornali hanno poco parlato, ma di cui sul web si trova comunque una relazione molto dettagliata con filmati e con dichiarazioni. L'appuntamento principale di questa settimana sarà quello di domani, sabato 17, qui a Torino si terrà la manifestazione nazionale contro la caccia. E la posizione del movimento appoggia questa manifestazione soprattutto per il fatto che il prossimo anno i piemontesi saranno chiamati a votare per un referendum che ridurrebbe molto le specie cacciabili e eliminerebbe alcune deroghe che sono state introdotte via via negli anni. Al di là del merito del referendum, noi crediamo che anche il metodo possa essere quello giusto perché, come a giugno i referendum nazionali hanno avuto una buona affluenza, il fatto che i piemontesi possano, dopo 23 anni, 23 anni, andare a votare per un bene comune che è la nostra fauna piemontese, è molto importante, per cui ci spenderemo perché venga calendarizzato e perché possa superare il quorum. Poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia pochi giorni fa della chiusura della storica sede dell'Alpitour a Cuneo. Come gruppo consiliare abbiamo immediatamente presentato una mozione in Regione Piemonte perché riteniamo che sia dal punto di vista occupazionale, sia dal punto di vista anche affettivo, dal punto di vista, diciamo, dell'indotto, un'azienda nata più di 60 anni fa sul territorio cuneese non può essere accorpata ad un'altra sede che invece centralizzerebbe il tutto su Torino. Ci sono 300 lavoratori, di cui la maggior parte sono mamme di famiglia, che fanno dei part-time, che hanno già quindi una gestione piuttosto critica della propria routine quotidiana, e diventando pendolari, soprattutto con un trasporto pubblico come quello attuale piemontese, sarebbe una problematica davvero davvero grave, un po' per tutti. Quindi noi abbiamo fatto la mozione, seguiremo la vicenda, Comune di Cuneo, Provincia di Cuneo, sono d'accordo a intavolare una discussione, una trattativa con l'azienda, cercheremo di stanare anche quelli che sono i consiglieri comunali, i consiglieri regionali di Cuneo per esprimersi ovviamente positivamente verso questo tavolo di trattativa. Poi nella seduta di questa settimana del Consiglio regionale ho presentato un'ulteriore interrogazione per quanto riguarda il problema del nucleare, perché come sapete abbiamo iniziato la settimana in un modo un po' critico perché abbiamo appreso di questo incidente, per fortuna pare senza grosse conseguenze, se non purtroppo il decesso di un operaio e alcuni feriti, avvenuto a 200 km dal confine italiano con la Francia. A Marcoule è esploso un forno in cui erano presenti dei metalli contaminati dall'uranio. Non dovrebbero, ripeto, esserci conseguenze, ma terremo alta l'attenzione. Sul territorio piemontese, invece, periodicamente passano su treni speciali delle scorie. Le scorie raccolte nella passata filiera italiana, che sono raccolte quasi esclusivamente nel sito di Saluggia, e che raggiungono la Francia per essere riprocessate e per poi tornare entro 15 anni sul territorio italiano. La nostra battaglia è per avere un'informazione preventiva su questo tipo di trasporti. Infatti abbiamo presentato, come sapete, un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per impugnare quello che è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2006 che recepisce le direttive europee Euratom, senza parlare di informazione preventiva, e così in successione tutti gli atti, anche a livello regionale, che recepiscono questo decreto. Abbiamo questa cosa impugnativa, sappiamo che probabilmente a inizio ottobre ci sarà un prossimo trasporto, che in questo caso passerà attraverso il tunnel del Sempione, e vogliamo assolutamente non fermare il treno, ma che la popolazione sia informata, che ogni cittadino deve sapere su cosa transita di pericoloso sul proprio territorio. In ultimo, devo dire, questa mattina in Commissione Bilancio è iniziata la trattazione, finalmente dobbiamo dire, del bilancio di assestamento 2011, che sarà collegato senza soluzione di continuità con il bilancio di previsione 2012. Purtroppo
Purtroppo devo dire che i conti sono veramente molto, molto, piangono parecchio i conti della regione. Cercheremo, come abbiamo fatto l'anno scorso, di spostare quello che è possibile spostare facendo degli emendamenti, cercando di far capire che alcuni investimenti sono assolutamente assurdi, quando in questo momento in molti settori, l'assistenza, la cultura, i trasporti locali, mancano molte risorse, vengono invece molte sperperate in opere e in progetti assolutamente inutili. Questo è tutto, naturalmente sul nostro sito potete trovare la possibilità di commentare, di chiedere, di criticare, di fare delle proposte come al solito e ci vediamo la settimana prossima. Grazie a tutti. Salvento, c'è movimento, oh no!